sono tratte dal mio disco Cose Preziose, si intitolano Settembre e Arance e Mele. Sono la musica della saggezza e la musica della purezza. La saggezza di settembre, che è il mese che tutti gli anni si vede sfiorire fra le mani l'estate, vede arrivare l'autunno e vede annunciarsi lontano l'inverno, no? E quindi di saggezza per assistere tutti gli anni a questa cosa ce ne vuole tanta, secondo me. Come dice Battiato in una sua canzone, il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro all'imbrunire. Ecco, io penso che settembre lo sappia fare, altrimenti non potrebbe sopportare tutti gli anni il caldo di essere il mese che vede andare via l'estate. E l'altra invece, Arancia e Mele, è la musica della purezza, della semplicità, della genuinità, come lo sanno essere queste due, questa frutta. I brani che ascolterete adesso invece sono tratti dal mio ultimo disco, La Finestra, e se mi viene domandato che cosa sia La Finestra, io potrei rispondere l'anima, però in realtà non sono soddisfatto di questa risposta, perché l'anima è un concetto talmente usato nei secoli, nel tempo, che praticamente finisce per avere dei preconcetti. Invece La Finestra che immagino io è la cosa più elementare dell'essere che c'è, quello che in maniera più genuina per ognuno corrisponde alla parola io. E io me lo immagino proprio come una finestra che ha le persiane aperte, una finestra spalancata, si può vedere dentro la finestra e dentro la finestra si vede un buio. Da questo buio emergono soltanto due occhi, che sono gli occhi dell'osservatore sull'esistenza che ognuno di noi è, perché siamo nient'altro che dei punti di vista di tutta l'esistenza che ci sta attorno. Questa finestra sta giù in fondo ad ognuno di noi, è la cosa più lontana da tutto, sta quando è finito ogni linguaggio, anzi, la finestra sta in un posto che è prima che ogni linguaggio cominci, perché la finestra non parla nessun linguaggio, è solo capace di sentire e vibrare, e vibra a seconda degli ingredienti di cui è composta. Me lo immagino come una ricetta semplicissima, due o tre ingredienti delle cose dell'umano essere, no? Come la dolcezza, la delicatezza, la timidezza, la generosità. Ma come mai? Stai dicendo soltanto delle cose buone, queste che dici essere gli ingredienti della finestra. Come fai a spiegare che gli uomini sanno essere anche cattivi? Questo si spiega perché tutte le finestre del mondo hanno un ingrediente comune. C'è un ingrediente che sta in tutte le finestre del mondo ed è la paura di essere, la paura di esistere e anche quindi la paura di quando non si sarà più. Con questa paura non ci si fa vita, non ci si riesce a crescere e una persona crescendo la modifica. E forse è da queste modificazioni che possono nascere degli ingredienti per la finestra negativi, come, che ne so, la cattiveria, l'odio, la cupidigia, l'invidia, però ci possono essere anche modificazioni in senso positivo. Quello che state per ascoltare si intitola La Finestra, appunto, e è un brano che io ho ispirato a quelli che credo essere gli ingredienti della mia finestra, che sono innocenza e nostalgia, più quello in cui, il terzo ingrediente, è quello in cui ho trasformato la mia paura di essere, la mia paura di esistere, che sarebbe la meraviglia. Ultima domanda, come mai? Come spieghi? Praticamente tu ti meravigli del fatto che hai paura di essere e quindi di quando non sarai più? No. Io paura di essere e quindi di quando non sarò più ce l'ho, come ce l'hanno tutti gli altri. Però ho deciso che nel frattempo mi meraviglio di tutto ciò che è. Quindi innocenza, nostalgia e meraviglia. Questa è la finestra. Thank you.
certo punto hanno fatto vedere un'immagine, un fermo immagine di una grandissima palla con tre piccole palline attaccate lungo il fianco, uno sopra l'altro. Era praticamente un ingrandimento al microscopio di un ovulo femminile. E i tre pallini erano tre spermatozoi maschili, praticamente era una foto di quello che è un attimo prima della fecondazione. Ora, non devo dirlo io perché lo sappiamo benissimo tutti che se a entrare è lo spermatozoo che sta sopra o quello che sta in mezzo o quello che sta sotto, noi non avremo la stessa persona. Cioè, quelli sono partiti in 300.000, arrivano lì soltanto in tre e soltanto uno di loro riuscirà nel suo obiettivo e noi non avremo la stessa persona se entrare sarà quello sopra o quello in mezzo o quello sotto. E siamo tutti figli di un momento del genere, un momento in cui il caso regna sovrano nella maniera più assoluta, perché un momento del genere come quello che io ho visto in quel documentario si possa verificare, abbiamo bisogno che altri due casi che già si sono verificati poi si incontrino. Cioè, e quanti casi ci vogliono perché due persone si incontrino e poi ci sia appunto un momento come quello che ho visto nel documentario. Nel 2000 ho scritto un libro che ancora non è stato dato alle stampe, però spero che prima o poi gli succeda, in cui è un libro di frasi d'aforismi e una di queste frasi dice così: essere è la suprema coincidenza. E allora questo brano che viene adesso è dedicato, è ispirato alla suprema coincidenza che ognuno di noi è. Si intitola Suprema Coincidenza. Thank you.
Fatica è un disco in cui io mi faccio, è un disco ispirato, diciamo così, dalle domande che l'uomo si è sempre fatto nel corso della sua esistenza, nel corso della sua storia. Il disco comincia con un brano ispirato a quando ho avuto l'idea della finestra, poi il secondo brano è appunto la finestra, cioè la mia finestra, e poi prosegue con tutte cose dell'esistenza di fronte alle quali la mia finestra rimane basita, cioè arriva fino a un certo punto con la comprensione ma non riesce ad andare oltre, e questo oltre, questo mistero che c'è oltre la sua comprensione, io lo chiamo Diva. Ci sono in questo disco dei brani quindi ispirati all'immensità dello spazio, alla forza di gravità, al mistero del battito del cuore, al mistero della nascita e anche a quello della morte. E poi alla fine mi sono immaginato come in un ideale tribunale in cui la giuria e il giudice mi chiedessero conto di questa mia idea della finestra, cioè dovevo dare una prova dell'esistenza della finestra. E questa prova secondo me è una lacrima. Cioè quello che mi domando io è qual è dentro di me il posto dove si decide che dai miei occhi debba uscire una lacrima. Qual è la stanza dei bottoni? Se io sono fermo e immobile, mi arrivano degli input da fuori, può essere un video, può essere una melodia, può essere anche uno stesso ricordo, no? Quando passa per dove questa cosa che sta circolando dentro di me e quando passa per dove si decide che dai miei occhi devo uscire una lacrima? Secondo me è quando passa per la finestra. E la finestra vibra, perché quella cosa che sta passando è fatta degli stessi ingredienti di cui è fatta la finestra. La riconosce e allora si commuove. Penso che il termine esatto sia ancora una volta un'espressione inglese, to move, cioè quando essere mossi da qualcosa, sentire un movimento interiore. Ecco, secondo me quella è un'espressione lampante della finestra, una prova della sua esistenza. Questo brano che state per ascoltare è appunto dedicato alle mie possibili lacrime, nel senso che poi penso che possiamo avere delle lacrime esattamente della stessa fattura, della stessa maniera degli ingredienti della nostra finestra. Quindi sono lacrime di innocenza, lacrime di nostalgia e lacrime di meraviglia. Per il titolo ho scomodato una lingua antica e un filosofo del 600. Lacrimo, ergo, somma. Thank you.
altro mio disco, quello precedente, Semi di girasole, avevo già scritto di un argomento che avrebbe voluto far parte della finestra. Evidentemente sono delle cose che circolano all'interno di una persona e non è soltanto quando uno decide di pensarci su che ci pensa veramente. Praticamente si tratta di un brano scritto una volta che ho fatto uno dei miei proverbiali viaggi al mare da solo, quelli destinati alla spiaggia Libera 26. Adesso non sto a spiegarvi di cosa si tratta, è un posto per me molto speciale e visitando il quale è nato un intero disco, appunto Semi di girasole. Allora, una volta uno di questi viaggi l'ho dovuto fare una domenica mattina, volevo tanto andarci, ma avrei dovuto rientrare per il pranzo per un'occasione di famiglia. Ma comunque decisi di andare lo stesso e di partire molto presto. Partì da Spoleto, che non erano le 6 di mattina, da solo, per andare al mare. E arrivai a Norcia, quindi ai piedi della montagna che sovrasta Norcia, che erano all'incirca le 6:40. Ora c'era questa situazione di luce. Al di là della montagna, questa grande montagna, il sole era già sorto, si poteva vedere benissimo dalla luce che trascimava praticamente dai confini, no? Dal limite della montagna. E invece da quest'altra parte noi eravamo ancora completamente in ombra. E questa situazione di luce faceva sì che delle nuvole, che erano proprio sopra la cima della montagna, fossero completamente rosa. Era un rosa meraviglioso. Io ero alla guida e allora, osservandole, non ho potuto far altro che pensare alla meraviglia della bellezza. È stata un'escalation di pensieri, perché ho pensato alla gratuità della bellezza, gratis nel senso non che non costasse niente, ma nel senso che fosse lì anche senza nessuno scopo, per nessuno, nemmeno per se stessa, cioè c'era e basta. E poi, come dicevo, è stata un'escalation di pensieri su fino alla perfezione della natura e fino ad arrivare a Dio. Cioè, quando io faccio questi percorsi con il pensiero, arrivo a un certo punto in cui Dio è una cosa che si può sentire qua dentro, no? E allora ho scritto un brano dedicato a quella mattina lì, che è diviso in due parti. La prima parte è appunto la parte del pensatore, no? La parte al di qua della montagna, quella dei pensieri sulla perfezione, sulla bellezza, sulla meraviglia, su Dio. La parte al di là invece è quella dedicata a ciò che c'è al di là della montagna. C'è la discesa, c'è il mare, c'è la luce, c'è il sole, c'è una domenica di divertimento. Il titolo è Nuvole Rosa.